il Consiglio regionale della Toscana, giorni frenetici sono stati quelli a ridosso delle festività natalizie, dove si è chiusa ed approvata a maggioranza la manovra 2023-2025. Manovra che comprende bilancio di previsione 2023-2025, la legge di stabilità per il 2023 e collegato la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2023. Sono state giornate lunghe, intense, con un unico obiettivo: cercare di approvare il bilancio per dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. La necessità di non aumentare la tassazione è stato uno delle scelte principali di questo bilancio. Le risorse, più di 100 milioni di euro per cofinanziare i fondi europei. E questo ha ricadute nella vita di ciascuno di noi. Penso per esempio alla possibilità, a partire da settembre, di offrire asili nido gratuiti a tutte le famiglie toscane sotto i 35.000 euro di ISEE, oppure finanziare le tante iniziative imprenditoriali che decidono di investire nel territorio della nostra regione. Un bilancio che pone l'attenzione nelle zone più periferiche. Noi ci siamo posti un obiettivo: un bimbo che nasce nel comune più periferico della Toscana deve avere gli stessi diritti e le stesse opportunità di un bambino che nasce, di una bambina che nasce a Firenze. Ed è quello che facciamo con le risorse per i piccoli comuni, offrendo la possibilità di sostenere le tante iniziative che ci vengono proposte dai territori sotto i 5.000 abitanti. Insomma, un bilancio che pone al centro il tema della salute, della sanità pubblica, della scuola pubblica e che offre opportunità alle cittadine e ai cittadini toscani. Un bilancio che tiene conto della situazione di estrema incertezza nella quale si trova la nostra regione, come del resto il nostro paese, tutto il panorama internazionale, sia per le vicende che riguardano la politica internazionale, sia per il caro energia. Una situazione quindi complessa che però ha spinto la Regione Toscana a voler approvare nei termini la manovra di bilancio. E questo a legislazione vigente, quando ancora non è stata approvata la manovra finanziaria a livello statale. Una scelta che si è voluto fare proprio per evitare l'esercizio provvisorio e quindi l'impossibilità da parte della Regione di dare alcune puntuali risposte a interventi di cui il territorio regionale ha assoluta necessità proprio a partire dal 1 gennaio del 2023. C'è da dire che di fondo si registra uno squilibrio di parte corrente per 150 milioni che viene compensato con lo sfondamento di alcune politiche di spesa che però verranno tutte recuperate con la nuova programmazione comunitaria che prenderà il via dall'anno prossimo. Ci sono una serie di risorse importanti che vengono incrementate, sono circa 427 milioni di euro quelli che vengono ad aggiungersi al fondo sanitario, quindi avremo una dotazione maggiore da questo punto di vista, ma c'è anche un incremento di 850 milioni di euro sulle risorse comunitarie previste per il periodo 2021-2027, un incremento sensibile di risorse provenienti dal PNRR e 109 milioni di spesa in conto capitale che vengono da risorse regionali. Tra i settori nei quali si registra un maggiore incremento di risorse, quindi anche di interventi da parte della Regione Toscana per l'annualità 2023, ricordiamo innanzitutto la materia del diritto allo studio, quella della cultura, dove vengono fatti numerosi investimenti sotto il profilo della tutela del patrimonio storico-artistico e quindi del recupero degli edifici storico-artistici nel territorio della regione, un incremento significativo delle risorse destinate alle politiche sociali. Ci sono 30 milioni di euro che sono finalizzati all'edilizia popolare pubblica, quindi un intervento molto atteso che consentirà di dare risposte puntuali al territorio. Ci sono alcuni settori strategici che hanno una crescita di risorse a disposizione dopo un periodo di contrazione.
Penso soprattutto alla materia del turismo, nella quale si registra un incremento di circa 11 milioni di euro per l'annualità 2023, ma anche settori importanti come ad esempio quella della difesa del suolo. Per quanto riguarda la materia delle infrastrutture e dei trasporti, rimane sostanzialmente invariato lo stanziamento, siamo a circa 950 milioni di euro sull'annualità 2023, molti dei quali, circa 640, sono destinati proprio alla convenzione per il trasporto che viene usualmente e annualmente effettuato sia via terra, sia via ferro, sia via mare. Comunque risorse che hanno sempre avuto una certa capienza e che vengono confermate anche per l'annualità successiva. Evitare l'esercizio provvisorio è quindi un atto fondamentale che consentirà appunto già dal 1° gennaio dell'anno prossimo di poter mettere in atto tutta una serie di misure che grazie a queste risorse aggiuntive potranno dare seguito a interventi importanti attesi dal territorio ma anche dagli enti locali che peraltro sono particolarmente beneficiati da questa manovra finanziaria in quanto una parte consistente di risorse viene destinata agli enti locali anche per dare risposte concrete ad esempio in materia di viabilità nei diversi territori della regione e ci sono proprio stanziamenti di risorse finalizzate ai piccoli comuni per consentire loro di poter attuare quegli interventi che da solo non potrebbero realizzare per le comunità, le piccole comunità della nostra regione, soprattutto nella zona montana. Il Consiglio approva un bilancio che mette risorse importanti per le infrastrutture scolastiche, per la cultura, per gli invasi, per i comuni, tante questioni che vengono affrontate, asili gratis per i bambini con famiglie fino a 35.000 euro, risorse per famiglie che hanno dei minori disabili, risorse aggiuntive per RSA e RSD, una manovra che è sociale, che è economica, che alla fine si chiude non aumentando le tasse, così come Tel Aviv aveva chiesto, non viene aumentato il bollo, non vengono aumentate le addizionali IRPEF e soprattutto i comuni trovano risposte importanti. Penso a dei comuni che avevano sollecitato interventi storici, penso a Marradi dove si può fare lo svuotamento di un invaso, penso a Bagnaripoli rispetto a interventi infrastrutturali, penso anche a Castellina in Chianti rispetto a iniziative finalizzate allo sport e nel contempo altri comuni come Mulazzo, altri comuni importanti ovviamente come Pistoia ma nello stesso tempo anche realtà importanti nell'area di Pistoia, nell'area di Pisa, un intervento che avevamo chiesto con forza a Ponsacco rispetto a una soluzione di problematiche di carattere abitativo e poi risposte infrastrutturali che vanno per tutta la Toscana in termini culturali e sociali. Credo un bilancio positivo che consolida la maggioranza di governo. PD e Tel Aviv hanno ritrovato un accordo nel metodo del lavoro, un sostegno al Presidente Gianni per arrivare a metà mandato più forti di come siamo entrati in questa esperienza. Il commento è presto fatto, un documento di 760 pagine, di appunto documento economico-finanziario, consegnato al Consiglio una settimana prima della discussione in aula, con un accavallarsi di commissioni che ha reso praticamente impossibile ogni approfondimento. E questo anche perché sia il Presidente del Consiglio, che è assessore anche al bilancio, e gli altri assessori hanno mancato di farci avere, diciamo, una spiegazione politica di come era stata impostato questo documento di finanza. Hanno lasciato i funzionari a spiegarci degli aspetti tecnici. Se poi andiamo a guardare i contenuti, tralasciando il metodo, andiamo a vedere che si tratta di una riproposizione di vecchi progetti che si trascinano da anni e che vengono spostati di anno in anno, con l'aggiunta dei bollini colorati, dei goals dell'Agenda 2030 dell'Unione Europea, come a fare una sorta di maquillage per far vedere che in realtà seguiamo quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea. Ad una lettura appena più attenta si vede in realtà che la Regione Toscana ancora naviga a vista su quasi tutti i fronti. Una manovra di bilancio che arriva naturalmente come sempre in tempi stretti, questa volta veramente siamo stati travolti da una serie di documenti a cominciare dalla nota di aggiornamento al DEF, da tutta una serie poi di interventi che sono stati portati dalla Giunta, quindi ci aspetta, diciamo, un esame assolutamente approfondito. La questione è sempre la stessa, siamo di fronte anche qui a una assenza ancora del piano regionale di sviluppo, naturalmente una partita importante sicuramente già fin da ora la possiamo dire e riguarda gli enti locali. Personalmente ho ritenuto opportuno in una fase anche di particolare criticità, tenuto conto anche delle difficoltà degli stessi comuni, di molti comuni, di arrivare anche a completare alcune opere importanti legate al PNRR, oggi c'è bisogno di dare un segnale concreto, ecco perché diciamo, tra le migliaia di emendamenti dei miei colleghi ho preferito focalizzarmi su tre situazioni che ritengo importanti. La prima
sicuramente quella di dare sostegno ai comuni, a quei comuni intermedi fino a 20.000 abitanti che oggi allo stesso modo dei piccoli comuni necessitano di un sostegno approfondito sul fronte degli investimenti. Dall'altro ripropongo un tema che ho sostenuto già con forza, che sono i 9 milioni derivanti dall'aumento sostanzialmente del bollo auto, che io insisto vengano poi destinati all'efficientamento delle imprese. Questi sono i temi su cui diciamo intendo lavorare e cercare di capire se ci può essere una convergenza ampia in Consiglio regionale. La posizione del nostro gruppo è un appello al Presidente Gianni nel senso di responsabilità, nel senso di collaborazione anche con le opposizioni. Il bilancio è arrivato in Consiglio regionale, all'attenzione del Consiglio regionale, soltanto 10 giorni fa. Non si può accettare che l'opposizione abbia soltanto 10 giorni per analizzare la manovra più importante dell'anno. Noi abbiamo chiesto rispetto delle regole, rispetto del nostro regolamento, del nostro statuto, perché il nostro lavoro di garanzia, di controllo, il ruolo che hanno scelto per noi i cittadini toscani merita rispetto. Quindi noi siamo disposti anche a concludere la nostra battaglia con la miriade di emendamenti e ordini del giorno che abbiamo presentato, soltanto che oltre all'attenzione ulteriore verso i disabili, Maggiani faccia un'ammenda e dica al Consiglio regionale che da oggi in poi il lavoro del Consiglio sarà nel rispetto delle regole, nel rispetto e in garanzia soprattutto delle opposizioni, altrimenti continueremo la nostra battaglia. Manovra di bilancio che, come abbiamo avuto modo di dire, arriva senza che siano stati rispettati i tempi necessari affinché chiunque, non soltanto le opposizioni, ma chiunque potesse leggere e capire in maniera seria cosa stessimo per votare. Quando ne abbiamo visto i contenuti abbiamo visto una serie di spot fini a se stessi, investimenti che è difficile anche giudicare se sono giusti o sbagliati. Faccio un esempio: se si destina 1 milione di euro al rifacimento di un cinema e si specifica il cinema del comune X, chiunque di noi dovrebbe avere il tempo tecnico di confrontarsi con i nostri referenti sul territorio, con i consiglieri comunali e capire se quello stanziamento ha un senso oppure se sarebbe meglio destinarlo al cinema Y. Una regione non deve fare questo. Una regione deve pensare a stanziare dei fondi per i cinema in generale. Poi saranno i singoli comuni che si candideranno, che si proporranno per ristrutturare i propri cinema. Se si fanno interventi spot diventa difficile giudicare se sono fatti bene o male. E la Giunta Gianni ormai ci ha abituato a questo tipo di ragionamento. Noi abbiamo presentato oltre 1.000 emendamenti cercando di riportare questa manovra in un contesto per noi più consono. Nella manovra 2023-2025 si evidenziano molte voci di spesa e obiettivi da perseguire nel futuro, fra questi la cultura, che mantiene un ruolo prioritario nella programmazione della regione toscana, soprattutto sul fronte degli investimenti. Nonostante le fatiche e i costi della sanità, il caro bollette che gravano sul bilancio regionale, la cultura mantiene un ruolo prioritario, soprattutto sul fronte degli investimenti. Si moltiplicano gli aiuti per gli enti locali e per i progetti di valorizzazione e di cura dei beni culturali, si mantiene un'attenzione alta incrementando i fondi per il finanziamento del diritto allo studio e i fondi per l'istruzione, a testimoniare che formazione, istruzione, sostegno alle famiglie per poter far crescere i figli e andare a scuola serenamente nonostante il caro vita che avanza e le difficoltà che derivano dalla congiuntura economica, mi sembra, ecco, che possiamo dirci soddisfatti. Molte delle poste in gioco rilevanti sulla parte di spesa corrente verranno rinviate alla prima variazione, ma il bilancio di investimento, soprattutto sul fronte pluriennale, è importante, fa ben sperare e ci fa immaginare un futuro di lavoro e di opportunità di crescita per la nostra Toscana, nella quale la cultura rimane sempre al centro e protagonista. La cultura per la Toscana, secondo me e penso anche secondo tutti i membri della Commissione, è importantissima, lo sappiamo, la Toscana è cultura, però ha bisogno di più programmazione, perché abbiamo visto che troppe cose vanno su Firenze e poco va su tutto il resto della Toscana, che invece ha tanto da dare a livello culturale. Quindi bisognerà, con gli Stati Generali della Cultura, arrivare proprio a questo obiettivo di una programmazione, diciamo, precisa
per poter veramente avere la cultura diffusa in tutta la Toscana.